Ci siamo ragazzi, ci siamo. Eh sì, Incredibile, incredibile. Incredibile. Non devo toccare più niente perché se tocco lo schermo faccio casino. La chat ce l'ho, quindi siamo a posto. Ragazzi, buonasera. Come vedete questa sera c'è un ospite che conoscete abbastanza bene, il caro vecchio Freccia. salve amici, salve. Freccia, spammagli il canale per chi, per quei pochi disgraziati che non ti conoscessero, ma non credo che ce ne siano. Tanto ciao Pat, ciao Paolo, ciao Dotti Show, ciao, ciao Lando, ciao Tammy, ciao Ricordatevi My tutti Basic. la freccia blu su YouTube. Esatto. Allora, che te lo sta facendo di Ricordate il cenare, vostro quindi amore. buon appetito Freccia. Allora, Ah, grazie. vedo che già sta arrivando della gente. Intanto, io comincerei con la domanda, visto che era un po' che non ci sentivamo pure io e te. Domanda banalissima, che cosa stai giocando in questi giorni? Doom Eternal. Mi ci sto spaccando. Allora, io te lo posso dire Vai. quello che sto giocando. Però non so poi quanto la mia credibilità come persona seria in tutto ad un pezzo potrà rimanere intatta. Sto Ok, vai. Che cosa? giocando a. Cercatelo, ragazzi. Custom Order Made 3D2. Se Allora, non hai idea di che cosa sia. se non avessi impiegato tutto il pomeriggio per creare questa schermata, cercherei di manderei a schermo, però evitiamo visto che tutto funziona. Che cos'è? Diccelo. Praticamente tu sei un ragazzotto che viene invitato dallo zio a occuparsi di un club esclusivo. Scopri che però lo zio ti ha fregato perché in realtà il club è in bancarotta Ok. e quindi tu devi cercare di risollevare la situazione. Un gestionale, che roba è? Ah, E no, perché in realtà è un porno. infatti, Sì, giustamente. perché in realtà è tutto un trucco, perché in realtà tu dovresti praticamente crearti le cameriere, le maid, che poi diventeranno, tu sei il padrone delle maid, e devi farle avanzare di livello migliorando nelle capacità in termini di dare il vino, parlare con i clienti, lavorare in giardinaggio, trombare come assassine, soprattutto trombare come assassine, quella è la parte principale del gioco. Come vedete, passano i mesi, ma Freccia non migliora, anzi peggiora. E poi c'è anche il particolare che esiste la cosiddetta modalità studio, che è una modalità a parte Modalità nella stupro. quale studio, no? Ah! Studio! Che studio! Ok, che ne Mi so. dissocio, mi dissocio. La modalità studio in cui è quella classica cosa che funziona moltissimo in Giappone, dove tu puoi prendere tutti i personaggi, te li crei, crei le ambientazioni e le metti tutte quante in posizioni compromettenti. Bene, ma quindi è una di quelle Quindi cose un po' le metti a hentai. quattro e gli metti dietro un cane per far sembrare che se lo sta ingruppando, sai, quelle cose là. Bene, e la piattaforma che immagino, tendo a immaginare che non sarà Switch. No, sto giocando su PC, però Ah, credo che sia anche ecco. su PlayStation 4, non ne so sicuro. Ma quanto costa sta porcata? L'ho rubata. 3 minuti di altissimi contenuti già, eh. Allora, no, c'è da dire una. Aspetta, devo togliere il piatto perché sennò qui diventa veramente difficile parlare. Sì. Però in realtà mi sentite comunque, quindi io non sento voi, voi sentite me. Dovete sapere che io il gioco l'ho comprato. Il gioco l'ho comprato a una trentina d'euro. Ok. C'era un problema. Io l'ho comprato su Steam il gioco. Il problema è che le mod, perché ovviamente questo gioco vive con le mod, vive solo di mod un altro po', per l'appunto tu saresti quello che deve. Io ho passato tipo una settimana intera a scaricare mod e a cercare di capire quali erano quelle che non funzionavano, quelle che mandavano in crash il sistema. Peccato che la versione Steam, non funzioni con buona parte di queste mod. Si bloccano. Vengono mal riprodotte, una marea di problemi. Quindi a un certo punto ho detto: sai che ti dico, vaffanculo tutti. Io ho chiesto il rimborso e il gioco me lo sono craccato. Bene, bene. DLC compresi. Molto bene. A parte questo, a parte Doom, che altro giocavo di recente? Di recentissimo? Di recente sto giocando a Disaster Report 4. Com'è?
Allora, io la sto giocando su Nintendo Switch. Personalmente mi piace, nel senso che mi ci diverto con questo tipo di giochi. C'è solo il problema che su Nintendo Switch è una cosa indegna. Ti dico solo che su Nintendo Switch sto facendo fatica a capire dove sono le porte, perché le ombre fanno sembrare le porte come dei muri. Molto bene. Molto, molto bene. Penso di darti l'idea. Senti, invece Final Fantasy l'hai iniziato? Che ho visto, no, che ti è arrivato. È arrivato oggi. Eri troppo impegnato col porno hentai che hai rubato. No, in realtà ero impegnato a scrivere delle recensioni. Ah, puoi anticiparci qualcosa? Sto scrivendo la recensione di Disaster per Game Legends. Oh, intanto aggiorniamo anche i fedelissimi. Spieghiamo le tue vicende per tutte le 10.000 testate per cui lavori. Fai qualche nome, dai. Sì, oramai ho tre testate, perché sono Game Legends, Everyeye.it e Tom's Hardware, vabbè, la Game Division. Quindi no, io in questo periodo dove tutti quanti mi dicono: "Ah, bella freccia, non sto facendo un cazzo, gioco dal mattino alla sera", no, io invece ho triplicato le ore di lavoro, praticamente. Capito che pezzo grosso che mi ha portato, sì. Che tristezza. Allora. Senti un po', altra domanda così a bruciapelo. Che ti aspetti dall'inside di stasera di Microsoft? L'unica cosa che mi interessa, in realtà, perché poi vabbè, gli insider normalmente difficilmente sono particolarmente succosi, mi aspetto magari qualche bell'annuncio per il Game Pass. Quindi nessuna novità su Series X ancora? A parte che già hanno detto quasi tutto loro. Più che altro le novità oramai sono i giochi. Sì. I giochi, o al massimo una seconda console più economica. Ma tu ci credi davvero? Dici che la fanno sta cosa? Ma sai, quando ci sono così tanti rumor che sembrano indicarlo, alla fine un fondo di verità ci potrebbe sempre essere. Però sarebbe un po' darsi una zappa sui piedi, perché vabbè che si è capito che Series X sarà più potente di PS5, quindi probabilmente costerà qualcosina in più. Però far uscire una console meno potente hai già Xbox One X, che si piazza lì nel mezzo, non so quanto senso possa avere, anche perché poi non ti dico che rischierebbe di fare un po' da collo di bottiglia per i giochi, per gli sviluppatori che poi vanno a sviluppare i giochi anche per la console più grande. Però comunque non so se sarebbe una grande mossa farla uscire al day one e comunque annunciarla subito. Onestamente non ti saprei dire manco io, però che ne sai, tra l'altro stavo notando dalla webcam che tu sei color naturale rosa, io mi sembro un cadavere. Andiamo a vedere un po' la chat, da quello che si stanno scatenando qua sotto. Allora, freccia uomo tutto fare, sì, c'ho anche una minchia che è grande quanto quella di un cavallo. Molto bene. Però si scrive: "Mio Dio, il 2 è tornato". Allora, intanto ciao a tutti. Vediamo un po'. Faccio 96, scrive: "Ciao Xander, non mi riconoscerai perché non ho bisogno di commentare su YouTube, ma ti dico solo che ti dicevo, Madonna, FIFA per PS3. Pikachu 89, mamma mia, hai detto tutto, basta." Grande. Ma Pikachu, come si chiamava, esiste ancora su YouTube o ha abbandonato? Io non so se esista ancora su questo pianeta, in realtà. Quindi non, io non mi ricordavo dei video strani che faceva di tanto in tanto. Abbastanza, sì, abbastanza strani. E allora. Senti, poi vabbè, tu Persona 5 no! L'avevi già giocato. Che hai visto? Ho visto la tua live del 2012. Madonna mia. Oddio, che capelli. No, non commentiamo. Che ragazzotto in gamba. Oh, signore. Del 2012. 2012, 14. Pensa, dopo 8 anni sto ancora qua. Ti capisco. Allora, PlayStation, no, non c'ho sufficienti giochi di aprile. Sto guardando adesso le news, perché oggi in realtà mi sono perso tra Netflix e Persona 5, non ho aperto niente, quindi mi sto aggiornando adesso. Allora, giustamente qualcuno chiede: "Xander, fotopalle?" Prego? Fotopalle? Ti faccio vedere i coglioni. Bene. Vedo che hanno capito subito il tono della live quando ci sei tu. Io porto qualità, cultura. Grande Marvel, sì, potrei recuperarci in podcast. E questa è la novità del giorno, la ripeto anche qui. Magari qualcuno che non ha letto il post,
da oggi, perché non hanno approvato questa mattina, le repliche di queste live, almeno le più meritevoli, perché poi non le caricherò proprio tutte, vanno in podcast su Spotify e anche su altre piattaforme, quali Spreaker al momento, e c'è un'altra che anche mi ricordo, ma forse arriverà anche qualcos'altro. Per ora mi hanno approvato Spotify comunque, quindi già le trovate su Spotify, e quindi questa pure la riascolterete già da domani su Spotify, volendo. Allora, ma sbaglio, non hai mai dato un'opinione su Horizon Zero Dawn? Lo hai giocato? Sai che non mi ricordo. Sicuramente qualche opinione volante nei live l'ho data, anche in radio, che non avessimo parlato, sì. Però comunque sì, no, a me è piaciuto molto Horizon, non è un capolavoro secondo me. Piuttosto che non me l'hai mai detto, l'hai giocata alla fine il DLC nella neve? No, Frozen Wilds, no. Frozen Wilds. Non l'ho mai giocato. Tu hai giocato? No. Bene, qualcuno in chat l'ha giocato. Ultimo? No. No, il gioco mi è piaciuto molto. Se dovessi dare un voto per riassumere, gli darei un bel 8,5. Alcune cose andrebbero riviste. Probabilmente c'è tempo per migliorare poi col prossimo episodio che uscirà a questo punto su PS5. No, mi è piaciuto comunque, mi è piaciuto abbastanza. Allora, diciamo che non è un gioco particolarmente innovativo, non porta niente di nuovo, però quello che deve fare lo fa bene. Lo fa bene. Mm-mm. Vediamo un po' che altro dicono qui sotto. La carriera col Perugia, come no. I capelli, bene, Cadoni si ricorda i capelli, molto bene. Giusto così. Ciao Piebruzzo. Allora, nelle scorse live ti ho sentito parlare di Red Dead Redemption 2 come un quasi capolavoro. Cosa non ti ha convinto al 100%? Perché io l'ho da poco finito e devo dire che nessun gioco mi ha emozionato come questo. Sarà che sono un amante del genere western e magari ai miei occhi risulta più bello. Allora, partiamo dal fatto che è un quasi capolavoro, vuol dire che per me è, ecco, rimanendo su una scala da 1 a 10, è qualcosa di simile al 9,5, più o meno. Quindi già voto altissimo. Quello che a me personalmente non è piaciuto è il ritmo eccessivamente lento in alcuni punti. Ci sono state proprio 3 o 4 ore in cui mi sono annoiato. Mi rendo conto che quella è una scelta di game design, e ha anche il suo senso. Cioè, Red Dead Redemption 2 forse paradossalmente avrebbe funzionato meno se fosse stato più concentrato, però io, quanto mi è durato? Boh, 40 ore, non mi ricordo neanche più. Io diciamo che una decina in meno, no, 6-7 ore me le sarei risparmiate volentieri, proprio nella parte centrale del gioco, perché l'ho trovate un po' tirate per le lunghe alcune fasi. Solo questo, ritmo di gioco un po' lento, anche il discorso di dover cavalcare senza un vero e proprio viaggio rapido, è una scelta che ha fatto discutere tantissimo. Anche qui è una scelta molto coerente col tipo di gioco, col tipo di tono che si voleva dare alla produzione, quindi ci sta, cioè ripeto, 9,5 comunque, quindi ci sta. In alcune fasi mi sono un po' annoiato, tutto qui, giocone, però mi ha emozionato tantissimo, assolutamente, anche a me, e dal punto di vista del gameplay è gran gioco. Vai, Freccia, dici la tua. No, 3 minuti per dire mi fanno cagare le cavalcate a cavallo. No, non sono solo le cavalcate che mi hanno fatto cagare, anzi, quelle a volte me le sono fatte anche volentieri, perché poi graficamente è anche bellissimo. Io ti parlo proprio di alcuni cali verticali di ritmo nella trama, proprio. Cioè, alcune missioni le ho trovate veramente inutili, che non aggiungevano nulla, erano proprio al pari di secondarie fatte male, però facevano parte della trama principale. Non tanto le cavalcate il problema, è che se poi aggiungiamo che io per andare a fare una missione inutile e noiosa devo farmi 10 minuti ad andare, 10 minuti a tornare, ho buttato mezz'ora. E questa cosa in alcune fasi del gioco mi ha scocciato parecchio. Solo questo, però. L'unico difetto è questo, secondo me. Ok. Tu che dici? Io più che altro le cavalcate a cavallo in alcuni casi mi hanno un po' cagato, fatto annoiare, soprattutto quando magari stavi in un punto della mappa e la missione stava dalla parte opposta, lì mi sentivo la stanchezza e il fatto che su PlayStation 4 base scatticchiasse un pochettino, soprattutto nelle città, nelle zone di paese. È vero. Ma hai fatto È specifico che il multiplayer non lo tocco neanche. No, idem, mai avviato nemmeno. Idem. Ma credo che sia stato un po', non dico un buco nell'acqua, perché, vabbè, però... Beh,
Non ha la, non ha, di sicuro non ha avuto la stessa carica di GTA 5 online, ma era ovvio, ma era ovvio. GTA continua, GTA ricordiamo che è uscito su PS3, continua a essere sempre nella top 5 dei giochi più venduti in Italia tutte le settimane, non so come sia possibile sta cosa. Cioè, perché arrivano i giocatori nuovi che lo comprano. Ma non è possibile, a un certo punto ci saranno più copie vendute che abitanti sulla Terra, non è possibile. Funziona come quelle macchine, 40 milioni di macchine ma non abbiamo le patenti. È vero, è vero. Allora. A proposito dei giochi che scattano, volevo discutere un po' con te, Freccia, su Control. Prima dimmi la tua. Hai giocato su PlayStation 4? Purtroppo, vero? Purtroppo sì. PlayStation 4 liscia. Okay. È un album fotografico. Esattamente. Però io poi ti dico, ti anticipo che l'ho mollato a metà gioco. Lo so, non mi è piaciuto per niente. Io l'ho adorato. Io a me è proprio piaciuto, ma proprio tanto. Io gioco su PC, quindi non ho avuto alcun tipo di problema con grafica, certo, frame rate, robe simili. È andato tutto con uno splendore. L'ho adorato e adesso aspetto il secondo DLC, che poi è quello che lo dovrebbe legare con Alan Wake. Alan Wake, quella, Sander. Guarda, ti dico, quella è l'unica cosa. Quella è l'unica cosa che un po' mi fa rimpiangere di non averlo finito. Però mi stavo proprio annoiando. Ti dico la verità, ho sofferto tantissimo l'ambientazione. Non sei una persona retta. Ho sofferto tantissimo l'ambientazione. Non ce l'ho fatta. E anche il fatto che questa l'avevo sofferto anche nella Wake, la storia è troppo contorta. Immagino che come con una Wake poi alla fine sia tutto più o meno chiaro, dove per fine nella Wake si intende la fine del DLC. Oddio, mi sa di no, quindi dalla tua faccia diciamo che il gioco è contorto, ti dà delle spiegazioni ma lascia aperte anche tante domande. Vabbè, immagino perché arriverà un sequel. È chiaro che sia una serie che vogliono tirare avanti. Ok, però no, bisognerà, ma anche vedere, perché io non prenderei così sotto gamba la possibilità che con il DLC che deve uscire relativo ad Alan Wake ti annunciano Alan Wake 3, che sarà il seguito di Control. Però Alan Wake 3 in un miscuglio. Ah, dici dove il 2 è Control. Esatto. Però Alan Wake, la licenza è di Microsoft o è di Remedy? Dovrebbe essere di Remedy. Ah, quindi anzi, possono direi che da quel che so continuavano a lavorarci. Avevano detto che avevano provato a lavorarci ed era andato male il lavoro, e infatti l'avevano abbandonato tanto tempo fa. Quindi comunque un eventuale futuro Alan Wake nuovo uscirebbe multipiattaforma, probabilmente, a questo punto. Perché è possibile. Immagino proprio di sì, immagino. Allora, vediamo un po', c'è Faccio che scrive: Control l'ho finito proprio oggi, giocato su play base, cali di frame assurdi, però sono più d'accordo con Freccia, non mi ha fatto impazzire ma l'ho trovato molto interessante, però lascia troppe domande aperte. Nel DLC spiega un po'? Tu l'hai giocato il primo DLC, immagino di sì. Ancora no, in realtà. Ah, il primo ancora no. Ok, Wusi95 ci scrive che è di Remedy. Arriverà anche il momento, ma non è questo. Non è questo il momento. Sì, sì. Avete mai provato il PlayStation? No, cosa ne pensate? Allora, Tammy, vabbè, io l'ho provato il periodo di prova, penso anche tu il periodo di prova l'abbia fatto, no? No, neanche quello io. Manco quello, io lo schifo proprio. Io compro fisico, raga, qual è PlayStation Now? C'è ragione. Io magari faccio il Game Pass, i giochi me li gioco, li finisco e poi dico, vabbè, lo faccio pure io. Allora, se il gioco mi è piaciuto lo faccio anch'io. No, ma io pure quelli che non mi sono piaciuti li dico. Ah, sì, tanto. Allora, Tommy. Io ho ricomprato Resistance 4 volte. Resistance? Sì, il primo 3 Resistance. Perché così? Perché la custodia era sempre un po' rovinata. Prima ho preso la versione Platinum, non mi piaceva. Poi ho preso la versione fisica, mi era rotto un pezzettino. L'ho ripreso, dopo un po' si è staccato un pezzo e poi lo ricordo.
Allora. Dicevo, PlayStation Now, io ho fatto il mese di prova perché era gratis, poi ovviamente non l'ho rinnovato, ma ragazzi, PlayStation Now messo così non ha molto motivo di esistere. Hanno annunciato adesso che aggiungeranno Spider-Man. Sì, ho letto adesso che aggiungono Spider-Man. Oddio, è vero pure che se uno prende PS4 magari vuole stare lì a spendere soldi adesso a fine generazione. Fai l'abbonamento dei titoli validi ci sono. Il problema è che PlayStation Now è la risposta a Game Pass e non c'è paragone. Ah Non beh, c'è sì. assolutamente paragone. In questo momento proprio no. Io penso che Sony comunque abbia, voglio sperare, perché altrimenti sarebbero veramente gli sprovveduti, abbia in mente una bella rivisitazione del PlayStation Now in concomitanza dell'uscita di PS5. Perché veramente così non si va da nessuna parte, secondo me. Anche perché tra l'altro lo streaming è per esempio su computer, che è l'unica cosa veramente interessante di PlayStation Now, poter giocare i giochi su computer, è uno streaming a 720p, che è nel 2020, ragazzi, con gli schermi a 4K ormai in tutte le case, giocare a Fa un po' 720p, male al cuore. sì, ma anche agli occhi, è veramente terribile. Quindi no, va sistemato. A proposito, Freccia, ti sei iscritto alla beta per il cloud di Xbox? No, ma non perché non mi interessino queste cose, perché io non ho la connessione adatta, figli miei. Come stai messo tu rispetto a quando ci eravamo sentiti l'ultima volta? Ancora uguale? Sta identica, figlio mio. Che è quindi una via di mezzo tra una DSL e una fibra, che era? Esatto. No. Nel totale, una cagata. Molto bene, molto bene, molto bene. Vabbè, io mi sono iscritto oggi, ma tanto sicuramente. Ho visto che la prima fase della beta è a numero molto chiuso, quindi probabilmente Ciao penso Valere. che è arrivato, grande Io che si comprano fisici. Ale. Bravo. Bravo Paolo, bravo, bravo. Pure male. Bravo Paolo, assolutamente. Critiche su Resident Evil 3 Remake, giuste o sbagliate? Allora, vai, lascio introdurre a te l'argomento. Non so se tu l'hai giocato, l'hai preso, lo Allora, prenderai. non l'ho ancora giocato, Ok. però ho seguito anche perché ovviamente standoci dentro per forza devi seguire queste cose. Certo. E critiche giuste o sbagliate? Secondo me sono giuste, ma per il motivo sbagliato. In che Ok. senso? Tanta gente si è lamentata per la questione dura poco. È una critica, secondo me, abbastanza sterile, perché molti giochi che durano poco possono anche solo 5 ore, possono però darti molta più piacere di quanto non lo facciano giochi enormi ma completamente vuoti. Il Vero. problema non è tanto il fatto che duri poco, quanto che hanno accettato la storia per motivi incomprensibili a mio parere, cioè togliendo dei pezzi che secondo me dovevano starci. Poi si parla anche di un calo di ritmo, cioè sono anche questioni importanti. Non sono d'accordo con chi dica che il gioco è corto, perché se il gioco è corto, tu puoi fare una cosa molto semplice: non comprarlo subito, aspettare un abbassamento di prezzo. Perché se tu calcoli il valore di un gioco a seconda delle ore, ti basta aspettare un po'. Quindi, più in pratica, più, meno, meno lo paghi, e più il gioco guadagnerebbe valore. Certo. Che sempre una cosa che mi ha stranito, però lo posso ancora capire. Nel momento in cui mi parli però di problemi nel design, di problemi nel ritmo, di problemi nella narrativa, nel senso che il gioco ha dei tagli più o meno evidenti, ma ha dei tagli rispetto a quello che era il gioco originale, lì qualche domanda te la poni, soprattutto quando poi ti rendi conto che la modalità Resistance, come che si chiama, quella online, Sì. è stata pensata quasi per tappare il buco. Il problema è che io non compro Resistance, non compro Resident Evil 3 per giocare alla modalità multiplayer. Non me ne frega una mazza della modalità multiplayer. Certo. In questi giorni internet fa una merda a tutti, Alere. Hanno diminuito la qualità a chiunque per ovvie E lo motivazioni. vedete da Freccia che lagga nella webcam mentre ve lo dice, tra l'altro. Sei proprio Ma tu mi senti bloccato. bene? Sì, no, a sentirti tanto bene, però ogni tanto vai un po' come controllo su PS4 base. Io invece ti sento a scatti, ti capisco, però un Ah, po' a scatti ti sento. bene, molto bene.
Io comunque concordo abbastanza con te su Resident Evil 3, nel senso che secondo me lì l'unico vero grande problema è il fatto che abbiano fatto dei tagli abbastanza ingiustificati e mi sembra, da quello che ho visto nei video, che c'è stato un riciclo degli asset dal remake di Resident Evil 2, che Quello era ok, era ovvio, spettacolo. ma non fatto così cioè proprio in blocco. Hanno proprio preso tutti gli asset rimessi lì da quel punto di vista è praticamente lo stesso gioco, forse fatto un po' in fretta, nel senso che effettivamente poi esce nell'arco di un anno viene annunciato e dopo pochi mesi esce, è chiaro che è un lavoro. Perché il gioco, lo sviluppo è iniziato in concomitanza con Resident Evil 2 Remake. Cioè, Ma siamo sicuri, Resident Evil. questo è quello che loro ci dicono però. Beh, non credo che Capcom ti venga a dire, anche perché la sicurezza viene dal fatto che inizialmente il gioco doveva essere un bundle, dovevano metterti il bundle di Resident Evil 2 con Resident Evil 3. Questi erano annunci ufficiali che poi sono venuti meno quando ci si è resi conto che al day one di Resident Evil 2 il 3 era ancora un collabrodo. E lì sono stati cazzi. Comunque hanno fatto un po' le cose col culo adesso perché potevano fare cose fatte meglio. Poi sono d'accordo con te le critiche sulla durata. Allora, le capisco, non le, cioè magari lo capisco perché il gioco l'ha preordinato, però io lì continuo a dire che siete stronzi quando preordinate i giochi, perché se poi, tanto è, lo sapete, le recensioni escono sempre 3-4 giorni prima. Se il gioco è bello, mo, lasciamo stare la situazione contingente siamo in quarantena, negozi chiusi, ok. Ma Se l'hai ordinato, probabilmente manco vi è arrivato. sì, tra l'altro. Però voglio dire, preordinare un gioco, al meno che non trovi il preordine a 20 euro di meno, allora ha un senso. Ma preordinarlo per pagarlo 70 euro al day one, se vai in negozio lo trovi lo stesso. Quindi aspetta, vedi se è bello la recensione, ti fai un'idea. Perché magari tanta gente si è incazzata perché è rimasta vincolata al preordine. E poi si è resa conto che il gioco dura 5 ore e dice, vabbè, allora lo prendevo a 20 euro dopo. Che c'ha ragione, perché io pure mi incazzerei a pagarlo 70, non glieli darei mai. E questo è il punto, non gli Però chiederesti mai perché. sei stronzo che preordini, cioè non serviva, non serviva. Però vabbè, questa è una crociata che portiamo avanti da anni, ma tanto. Da tempo immemore. Sì, vabbè. Allora, il problema è che i titoli interessanti su PlayStation Now stanno anche su Game Pass, a parte Control ed esclusive che comunque non ci sono tutte, e Game Pass costa meno. Oddio, costa meno Game Pass. Beh, di sicuro con le offerte di mezzo sì. Quello Vabbè, è certo. un dato. Quello sì. Beh, comunque al di là del costo, anche se fosse uguale, credo più o meno siamo lì, non c'è paragone. Resta il fatto che i servizi attualmente sono decisamente in favore di quello Xbox. Sì. Manfredi scrive, ciao Xoggi, non posso seguire la live, mi dispiace, ma comunque l'ascolterò su Spotify, grazie. Sì, vabbè, tranquillo, la trovate su Spotify da domani. La vostra opinione su Sekiro? Oh ragazzi, io su Sekiro vi giuro tutte le mattine, ma non so quanto tempo mi apro Amazon e dico vediamo a quanto sta oggi Sekiro. Non scende A sotto i 50 euro. 49, non scende, non scende. Lo prenderò a 50 prima o poi. Vabbè, adesso sto infognato con Persona 5, ce ne avrò fino a settembre. Però Porco giuda poi lo veramente. prenderò. Io comunque tutte le mattine faccio login su Amazon, cerco Sekiro 49,99, torno domani e eat, sleep, repeat. Non so, tu hai Sono giocato stronzo, ho Sekiro? preso avanti il mal lancio. Ecco, bene. Ma vale la pena? È bello? Io sai che non l'ho giocato. Ti è Lo piaciuto? sto ancora giocando Ah, in lo stai realtà. giocando. E io ho fatto la 12 ore su YouTube di Sekiro. Minchia. E com'è andata? Com'è andata? Da E 12 è ore. stata tosta. Ci credo. Ti sento veramente male adesso. Noi ti vediamo anche bene in realtà. Chiedo conferma anche in chat. Io ti Non mi senti però. sento bene. In questo momento ti vedo anche bene. Non so in chat come arriva. Fateci sapere. Vai, vai, tu parla di Sekiro. Che noi comunque ti sentiamo. Dicevo, per quanto riguarda Sekiro, il gioco mi ha preso veramente tanto, lo sto ancora giocando. E è veramente bello il gameplay. Cioè, è ovvio che sia in buona parte tutto gameplay. Questa decisione, questo voler trasformare l'esperienza rispetto ai titoli classici di From Software piuttosto che attaccare.
un parare al momento giusto, la parata perfetta, il contrattacco perfetto, che era una cosa che tra l'altro io non ho mai saputo fare nei Souls. Io ho sempre avuto un'enorme difficoltà in queste cose. Il ritrovarmelo come elemento portante mi ha fatto impazzire, perché poi comunque sia il gioco sembra lento, perché dici, sai, è tutta una questione di attendere, parare, attaccare al momento giusto, sembra, oddio mio, la staticità, invece un corno proprio veloce, dinamico, adrenalinico. Ci sono boss fight incredibili, poi ci sono anche boss fight di merda dove veramente non so bene cosa avessero pensato loro, tipo, senza fare alcun tipo di spoiler, la boss fight da dove inizia il gioco vero contro il tizio coi fulmini, per far capire che c'ha 35 fasi e poi arriva quella col fulmine che ti one shotta. E se voi andate sulla mia a vedere la live da 12 ore, ci ho perso tipo 4 ore della live per dare l'idea, per dare sta maledetta idea. Però sta di fatto che il gioco è veramente incredibile. Ma mi ha incuriosito questa cosa della live da 12 ore su Sekiro. Spiegami un po' come l'hai strutturata, cioè come fai 12 ore, a prescindere dalla live, 12 ore su Sekiro? Sì, dalla mattina fino alla sera. Pazzo furioso. È ancora è disponibile, sì, perché l'ho caricata poi. Quindi è tutta lì disponibile, mentre mangio, mentre gioco, mentre piango, soprattutto piango. Intanto ciao del bando. Vai. In realtà è andata abbastanza bene, perché ho sconfitto parecchi boss, ho completato parecchie zone, cioè in 12 ore ho fatto tanto. L'unico momento in cui veramente mi sono incastrato è stato quel nemico specifico, quel boss, dove a un certo punto ho pensato addirittura di essere condannato, che non ce l'avrei fatta. Te lo giuro, quando lo giocherai e arriverai a quel punto e capirai e mi dirai, cazzo Freccia, avevi ragione. Io lo so. Pensa che il capo sviluppo in un'intervista disse che quel boss era una prova, nel senso, se voi lo sconfiggete siete degni di poter continuare a giocare a Sekiro. Figo, mi stai facendo venire una voglia di giocare a Sekiro. No, è veramente figo, ma preparati. Senti, ma tu sei stato d'accordo e poi ci colleghiamo anche a Death Stranding, con il premio gioco dell'anno per Sekiro? Abbastanza, cioè personalmente penso che sia un gioco che se lo meritava. Cioè, il punto è che lo potevi dare a Death Stranding, se me lo volevi far intendere come per la diversità rispetto ai giochi AAA. Certo. Però il gioco dell'anno non va a rappresentare la capacità di essere diversi, la capacità di dimostrare un livello qualitativo che sia talmente elevato da porti come il primo. Giusto. Non fa Mi dispiace, Mad. Vaffanculo, però. Sempre comunque. No, Mad, sempre ti manda a fanculo. Tutto a posto. Allora. A recuperare un po' i messaggi in chat, che ci siamo un po' fermati. Allora, ok, questo l'avevo letto. Sekiro, eccolo qui. Allora scrive: i giochi fisici occupano meno memoria e poi è più bello per collezione. Infatti è quello. Minchia, se sono quello. È proprio quello il problema. È proprio quello. Poi capirai, io sono pure malato, quindi che faccio? Mi compro. Ma io, perché in questo momento non ho lo spazio, ma. Tu non hai idea, da quando è cominciata la quarantena io mi ritrovo un angolo della camera di scatole che sembrano vive, perché ogni giorno ne compare una in più. Ma da te consegnano regolarmente? Stai facendo ordini in questi? Penso di sì, perché devi andare a fare. Considera che, per dirti, ieri ho comprato su Amazon Wargru e mi hanno detto che l'hanno spedito e dovrebbe arrivarmi tra domani e dopodomani. Mazza, buono. Beh, devo dire che anch'io, ecco, l'unico ordine che ho fatto di questi tempi era Persona 5, che mi è arrivato anche prima del previsto. Ecco, anche Persona 5 Royal, io non l'avevo preordinata la versione Royal, figa. Un giorno un amico mio mi ha scritto e detto, visto che me ne è arrivata un'altra da GameStop, ho ritirato l'ordine, visto che a te interessava, vattela a prendere subito. Sono andato, l'ho presa e il giorno dopo mi è arrivata. Ma pensa te... Infatti stavo piangendo con le lacrime agli occhi. Intanto Manfredi dice: scherzavo, ho risolto, posso seguire live. Mi perdonerete, faccio
Vai. La storia da gang. Vai, vai, facci vedere. Allora. Cadonis che intanto io sono stronzo, ho preso Ante al Malancio. Salve, Che amici! bella, che Come bella. va? Che bella. Io non sono un grande fan di Doom, ma quel coso è bellissimo. È bellissimo. Ma c'ha lucine, cose particolari. Sì, se tu metti, io non ce l'ho messe le batterie, ma se tu ce le metti, si illumina tutto quanto quei LED. Ma che bello che è. Che bello. È fighissimo. Quanto è costata quella? Ah, 220 euro. dai, neanche troppo, dai. Che bello. L'unica cosa è che se te lo indossi, tempo 4 minuti e sei un bagno di sudore. Immagino, immagino. Lo vado a rimettere a posto prima che mi casca e mi Prego, maledico. prego, prego. Intanto, ciao Vale 2002. Xander, io tutti i giorni avrò PSN sperando di trovare eventuali sconti di Pasqua, sperando in un taglio di prezzo per Sekiro. Stessa situazione tua, ma lo troveremo, ce la faremo prima o poi. Ma poi comunque, Xander, io mi sto creando una camera che è un po' quello che mi piace definire l'angolo del vergine. Molto bene, bella questa definizione. Ma facci vedere Che qualcosa, Freccia, gira la webcam. è un casino perché non vorrei che la webcam mi si disattivasse muovendo. Aspetta, Ah, eh. dici. Aspetta. Vediamo. Dio mio, la polvere! Da! Cioè, mi sta volando la polvere negli occhi. Madonna. Allora, vediamo che non mi morire. Voi state vedendo la mia bellissima mano, Beh, accettatela. bellissima, bellissima. Ah. Eccola, l'abbiamo perso, ragazzi. Aspetta, vediamo. L'aveva detto. E ci siamo? Allora, a parte che ti dicevo. Guarda, non fare caso al casino, non fare caso al casino. Guarda laggiù in Sì, quell'angolo. è vero. Va aumentando È sempre di più, vero. sempre di più. Arriverà un momento in cui mi finiscono sul letto, sicuro. L'angolo, vabbè, a parte queste qua, vabbè, classiche che si vedono abbastanza bene. Eh sì, queste sì. Che Tutto bello. quanto. Poi ci sta laggiù, vedere le scatole. Ecco, questa è la risposta alla domanda, ma da te consegnano? Abbastanza, la risposta è abbastanza. Poi puoi Molto vedere bene. laggiù. E Vedo, poi ci sta questo angolo qui, vedo. la Questa vetrinetta. l'ho presa anch'io. Ikea? È lei? Sì, Ne ho prese due. esatto. Mi sa che se va avanti così me ne devo prendere anche Sì, 4. Intanto ciao Ruggio, grande. Allora, vi lascio ma vi recupero su YouTube. Buona attenzione, ciao Facio. Ciao, ciao. Riuscite a giocare oggi? Aspetta, mi sono perso il commento. Allora, riusci... Eccolo qua, Tammy. Riuscite a giocare Tra l'altro, oggi? aspetta, Giochi... aspetta, Vai. prima che rispondi, ti Vai. faccio vedere un'altra cosa. Però mi devo togliere le cuffie perché sennò non ci arrivo. Vai, faccio vedere. Quindi parlerò senza sentirti, perciò Ok. se parli non ti sento. Bene, Come puoi possiamo vedere sfruttarlo. laggiù in fondo, proprio in fondo, Sì. ci sta tutta quella linea di titoli che sono gli arretrati, la pila. Ah. Quello che tanti però non sanno è che la pila in realtà non finisce lì, perché la webcam è di nuovo morta, Miseria. ovviamente, gli accendi. Niente, abbiamo perso totalmente, ragazzi. Ma la faccia del backlog, comunque, io mi preoccupo del mio. Ma Freccia sta messo male male, eh. Non bastano 3 vite per recuperare tutta quella roba lì. Sì, Eccolo, quello eccolo. che non sapete è che in realtà qua c'è la seconda pila. Madonna mia. Questa è la seconda mandata di giochi che devo ancora iniziare. Ma Questo per farvi capire la mia no. Tu, situation. Freccia, come convivi con la consapevolezza che tutti questi giochi non li giocherai mai? Come convivo e basta. Ecco. Si naviga a vista proprio. Mamma mia. Annego, io annego. Mamma mia, davvero. No, io penso che starei male al posto tuo. Io già col mio backlog che è più ridotto, mi mette male solo quando li guardo. Anche a me, fidati. E sono tipo un quinto dei tuoi, penso. Quindi. No, non so come fai. Allora, dicevo, Tammy chiedeva. Riuscite a giocare giochi oggi giochi di 10-15 anni fa? Chiedo perché di recente ho provato a rigiocare giochi come
Assassin's Creed 2, ma non ci sono riuscito per FPS, fisica, vabbè, eccetera. Vai, rispondi prima tu, poi ti dico la mia. Dipende dal gioco, nel senso che fino alla al periodo PlayStation 3, Xbox 360, sì. Andando più indietro, quel retro gaming più spinto non mi prende. Cioè, proprio non ci riesco. Non ci riesco. Oramai sono abituato a una qualità generale, anche in termini di pure meccaniche, di semplicità delle meccaniche, che ai tempi di PlayStation 2 non era possibile. Cioè, per dirti, se vado a comprare un Resistance, il primo per PlayStation 3, lo giocherei tranquillamente. Se devo andarmi a giocare il primo Hitman su PlayStation 2, non ce la farei mai. Vabbè, certo. Beh, ci sono generi che invecchiano molto peggio di Sì, altri, Half-Life è giocabilissimo ancora oggi, per per esempio. dire. Penso anche a tutta la schiera di JRPG, che comunque è un Sì. genere che non invecchia mai. Si possono Esattamente. giocare anche quelli di 20 anni fa lì, in quel caso, tranquillamente. Ahmed. Però, scusate, per rispondere alla domanda, io ti dico. A giocarli riesco anche, però mi rendo conto che perdono tantissimo. Una consapevolezza che ho acquisito proprio grazie all'enorme backlog che ho, che ogni tanto vado a prendere qualche gioco, magari uscito 10 anni prima, è che mi rendo conto che i giochi vanno giocati, questa è la mia opinione, entro massimo 4-5 anni dal day one. Dopo cambia un po' la percezione. Non vale per tutti i giochi, però per la stragrande maggioranza dei giochi un po' perdi man mano che passa il tempo. E me ne accorgo anche con giochi che magari li gioco dopo tanti anni. Faccio un esempio su tutti, uno dei miei giochi preferiti in assoluto, che è Burnout Paradise. È uscita la remastered, boh, un paio d'anni fa. E io non stavo nella pelle, l'ho rigiocato, stentavo a riconoscerlo. Il gioco è lo stesso, tra l'altro la remastered lì, in quel gioco, è fatta anche molto bene il lavoro di remasterizzazione, quindi non era neanche una remastered fatta male. È proprio il gioco che comunque t'arriva 10 anni fa ed è il capostipite di un genere nuovo, che è quello dei racing free roaming, e tu dici wow proprio. Lo giochi oggi, dopo quasi 12-13 anni di giochi che l'hanno un po' scimmiottato con tutti i Need for Speed, che hanno cercato di imitarlo senza riuscirci, che già il genere ha stancato, cioè già il genere addirittura è invecchiato, figuriamoci quello che è il capostipite di quel genere. Nonostante fosse un gioco quasi perfetto all'epoca, oggi non è la stessa cosa. Quindi sì, i giochi secondo me invecchiano, come dicevo, vale più per alcuni, meno per altri, però vale un po' per tutti, quindi sì. Decisamente, sì, Sì. decisamente. Poi scorriamo un po', velocizziamo un po', perché altrimenti lasciamo fuori qualcuno poi. Ruggio, la quarantena devo dire che a me procede anche abbastanza bene, non mi lamento. Lì come va? Te come la stai vivendo? Ma io, per me non è cambiato quasi niente. È vero, Solo immaginavo. che lavoro di Lavori più, di più, ripeto. lavori di Solo che più, lavoro di più. lavori di più. Allora, ti faccio E la forse stessa. mangio Addirittura. anche un po' meglio, sai? Si è bloccato. Così. Ci lascia così. Che? Strane presenze. Allora. Ti faccio la stessa domanda dopo qualche live. Allora. Hai pensato ai giochi da portare in live? Sì. È una cosa che valuterò un po' più avanti, però. Spider-Man su PS4 base come gira? Chiederando, scatta raramente gli risponde Windows Tranquillamente. 95. Ok, per il resto va bene, perché in realtà Va proprio devo bene. giocarlo anch'io su PS4 base Sì. Spider-Man. No, va che è una meraviglia. A parte qualche piccolo scatto, ma proprio sporadico. Allora, niente, intanto mi si impalla la chat e mi perdo. Niente. Lo so, ho 200.000 cose a schermo, poi sempre col fatto che devo stare attento a dove tocco, perché se tocco il tasto sbagliato qui si chiude tutto. Quindi Blocca tutto. è un po' complicato destreggiarsi No, nella fidati, chat. io lo so molto bene, Lo so fidate. che lo Io sai. lo so molto bene. Lo so che lo sai. Ecco, da questo punto di vista un po' rimpiango la radio dove nessuno vedeva niente. Diventavi cliccai e partivi. Vero? Allora. Anche se poi c'era da farsi la regia da soli, metti la musica, leva la musica, attento che mancano 3 secondi. Che degrado, che degrado, che degrado. Senti, ma tu Persona 5 te lo rigiochi o l'hai preso solo per collezionismo No, me lo invece? rigiocherò perché voglio vedere il terzo semestre. Che io poi non ho, perché lo sto giocando adesso, quindi non ho ben capito, ma non è detto che.
Cioè, non è una cosa scontata il fatto che uno riesca ad No, accedervi. devi riuscire ad avere dei requisiti mentre Ecco, giochi. Se non bene. riesci, te la prendi in Cioè, culo. quindi c'è il rischio che io me lo gioco, se non voglio informarmi su quello che devo fare, io c'è il rischio che io me lo gioco e non vedrò mai questa Non sorta di c'arrivi, espansione. esattamente. Molto bene. No, a questo punto non so, cioè, secondo te, tu già ti sei informato, immagino, quello che bisogna fare per arrivarci? Non so quello che devo fare in Ah, realtà, però ok. a me mi interessa poco, cioè io me lo vado a vedere l'altro gioco, l'ho già finito una No, volta. per quello, perché volevo, poi magari mi farei sapere se è il caso che mi informo oppure se rischio di farmi uno spoiler Però grosso. tu considera che io, Persona 5, certe cose, ma le persone in generale, anche il 4, certe cose, io me lo sono sempre andato a guardare, anche la prima run, per dirti, tutte le risposte scolastiche che puoi dare, cioè se quelle non le vai a guardare o le butti a caso o, non le, o sbagli, e visto che sono cose che ti possono velocizzare determinati processi, io me le sono sempre guardate, chi se ne sbaglia. Vabbè, certo, Ovvio, non mi se vado a non è vedere roba la di storia, non drama, mi è vado a vedere le chiaro. cose più importanti, ma tutti quegli elementi molto secondari che sono classici dei giapponesi bastardi malati, quelle cose lì me le vado a vedere senza farmi troppi problemi, Chiaro, altrimenti. vabbè, quelle cose lì, sì, vabbè. Comunque è un gioco di una profondità clamorosa. Io non... È il mio primo persona, non ho mai giocato un persona. Mamma mia. Sto 8 ore, che in un gioco normale sarebbe Non è anche tante. No, niente, sono nel non tutorial, è il tutorial. è guarda che io allora considera che io ci ho messo circa 100 ore e qualcosa a finirlo e praticamente il terzo semestre dovrebbe rappresentare circa un altro terzo di gioco. Minchia, io so Guarda, 130 ore. praticamente. Allora, ragazzi, non so quando lo finirò io. Sono entrato in un tunnel che mi porterà alla vecchiaia direttamente. Benvenuti in paradiso o all'inferno. Mamma mia, pensa che dopo dicevo, vabbè, dopo c'ho lì della conquest. Sto a posto per 3 generazioni. Tra l'altro poi con Dragon Quest c'è tutta la parte di endgame che ti porta via un'altra quintalata di ore incredibili. Mamma, e poi c'ho Zelda, tanto per rimanere in giochi leggeri. Capito come sono messo male? Andava proprio di la verità, l'hai dispersa te sta quarantena, la pandemia. Guarda, Sì. io ho ricominciato. In questi giorni ho giocato più roba, penso che nell'ultimo anno. Ti dico solo che da quando siamo in quarantena ho iniziato, finito e platinato Wreckfest. Iniziato, finito e quasi platinato Tekken 7. Iniziato, finito. Che cazzo ho giocato di recente? Oddio, un vuoto, raga. Ah, Hellblade. Shadowborn. Iniziato, finito e platinato Hellblade. Ah, dopo ti chiedo la tua. Hai giocato Hellblade? Ok, dopo ti chiedo la tua un attimo. E poi c'era qualcos'altro. Vabbè, sto perdendo ore su ore con Warzone. Perché stranamente mi piace. E. Ah, è Luigi's Mansion. E ho finito. L'avevo già iniziato, ma ho finito Luigi's Mansion. Tutto ciò da quando è iniziata la quarantena. Nonostante io sto lavorando Ci ancora, stai perché lavorando lavoro da casa. dentro. Sì. Ho Quanto lavori adesso? sempre 8 ore al giorno, però. Da quante ore, scusa che mi è saltato Io l'audio? faccio 8 ore al giorno. Faccio 40 ore a 39 ore a settimana. Però ho un notevole risparmio, perché io ci mettevo 2 ore per andare e tornare col traffico, eccetera. Invece adesso Non te lo sei fatto stacco. motorino? Sì, ho preso la moto. Ah, Però e con la moto ci comunque, metti 2 ore? no, con la moto ci metto meno, ci metto 40-45 minuti, perché comunque sono 40 km da fare. Però considera che se attacco alle 8:30 non parto alle 8 meno un quarto, ma parto sempre un po' prima, quindi quando torno è lo stesso discorso, quindi mi portava via comunque un sacco di tempo. Se poi piove e prendo la macchina, è la fine, lì sono veramente 2 ore andata e ritornata. Lavorando da casa invece io stacco da lavoro che ho Invece già il pad in mano. c'è. No, non lo Quindi. so. Tanto. Sì. Bellissima la faccia. Quindi risparmio un sacco di tempo e ho più tempo per giocare. E il Blade. Hellblade. Ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Me l'ho adorato. Addirittura. Ho piaciuto tanto, non vedo l'ora del seguito. Minchia, sai che a me mi ha parecchio scassato. Allora, Vabbè, ma è Simed. Sander, tanto ti conosco, cioè, ti conosco. Lei non ha tatto, non ha gusto No, per. allora, mo mi dici. Allora, il discorso è, io ho adorato il Sì. comparto audio,
Ma anche tecnico in generale, che pure graficamente è bello, ma il comparto audio che c'ha quel gioco non l'ho mai visto da nessun'altra parte. Taglio. L'audio, il comparto Ah. audio. Giocato con le cuffie è qualcosa di inarrivabile, Di secondo me, maestoso, sì. sì. Detto Detto questo. questo, allora ti posso dire subito che sì, il gameplay in sé è un contentino messo giusto per darti la motivazione per giocare, Quello è il perché non problema. avevano soldi, perché molto semplicemente non avevano i soldi. Hanno detto, puntiamo tutto sugli altri elementi. A me mi ha preso davvero tanto sotto il lato narrativo. Io ero Sì, sì, veramente sì, sì. preso, ma Quello anche a stavo me. con gli occhi spalancati a dammene di più. Quello anche a me. Infatti, quello che ha tenuto in piedi il gioco è quello, ovviamente. Però, allora ti dico, fai una Secondo me lei ha pure avventura abbandonato grafica. No, Control, quindi non c'è proprio vabbè, discorso. Control. Mi rendo conto che su Control è un mio problema, però, perché se tutti dicono che è un capolavoro, a me non è piaciuto, sarà un mio problema. Su Hellblade oggettivamente ci sono dei limiti clamorosi, ma proprio di game design. Cioè, ok, non c'hai soldi, ma se tu vuoi fare un combat system, non puoi fare soltanto attacco leggero, attacco pesante, parata, basta. Non c'è Ma una combo, non Xander. c'è. L'ho capito, non c'è niente. Xander. Allora, ok, parliamo degli enigmi. Gli enigmi, c'è lo stesso enigma che si ripete per sette cazzo di ore. Non è Mi sta possibile. bene, mi sta Ma tu sei bene. malato come quelli che l'hanno fatto quel gioco. L'ho adorato comunque. Quanto mi è piaciuto? Stavo lì, ne voglio di più. Anche. Dello stesso enigma. Ma come anche? Sì, tranquillamente. Mi stavo veramente. Mi avevo. Non sentivo alcun tipo di peso. Te lo giuro. Alcun. Anzi, più andavo avanti, Anzi. più dicevo, speriamo che non sia arrivato vicino alla fine. Il È mondo è rimasto bello perché è scosso. vario. Tra l'altro, una cosa che non vi avevo fatto vedere, senza, Sì. Che però non serve che tiro fuori devi tirare che fuori? alzo la Ah, webcam. ok. Non serve che faccio quello se non mi risalta di nuovo tutto quanto. È che qui ho messo per tutte le Collector's Edition che ho preso in sti tempi. Qui Sì. La mi sono fatto torre delle Steelbook. Esatto. Se mi casca è la fine. Anche perché sono molto Minchia. scivolose, quindi è Sì. facile che caschi, no? Allora, che Potete cosa vedere abbiamo? qui. Watch Dogs, Gears, Killzone, Battlefield, Mirror's Edge, uno nero che senza niente. Nino Uno Ku. nero dovrebbe essere Battlefield Ok, 5. poi abbiamo Nino Kuni, poi abbiamo uno grigio che non si legge, poi The Elder Scrolls Online. Ok, poi abbiamo Doom, poi abbiamo uno verde acqua che non c'è niente e un altro sopra che non c'è. E Flashback. quello sopra che Come si chiama, mio Dio? Quello dei Mac. Demon X Machina. è? Ah, ok. Però. Pesano un quintale. Mamma mia. Avete giocato Days Gone? Molto figo, sì. Vabbè, Io no, ancora no. E quello è un altro di quei giochi che vorrei allora lei. prenderlo. Allora lei se le sta cercando i miei insulti No, guarda, gratuiti. su Days Gone ti dico, me ne hanno parlato tutti male in realtà, Lo so, lo so. però io ho capito, leggendo le recensioni, quello in realtà è il mio genere, cioè quello è il genere che a me piace, quindi io so già che a me piacerà probabilmente, però non voglio spenderci 40 euro. Siccome tutti i giochi Sony a un certo punto costano 20 euro, io sto aspettando che anche quello costi 20 euro e me lo recupero con calma. Mi piace perché tu ragioni così, io invece ragiono che ho comprato il gioco, me lo sono giocato, però adesso voglio anche la collector da 200 euro. E infatti mo sto puntando già le collector di Horizon Zero Dawn e quella di Ma Spider-Man. guarda, io però su alcune cose ti capisco, perché io per esempio mi sono pentito tantissimo di non aver preso la collector, quella col Bridge Baby di Death Stranding, e ne sto seguendo 7-8 su eBay. Io voglio quel A te ragazzino. voglio un figlio. Esatto. Per la prima volta sento questo bisogno. Questo è un bisogno cronico. Allora, andiamo a leggere l'ultima domanda e poi chiudiamo, che siamo già un'oretta, non voglio farla troppo lunga. Allora, intanto ciao Fabio. Nioh, Sekiro, Code Vein, da dove iniziare se non si è mai giocato un Souls-like? Considerate che non mi piacciono i Dark Souls perché non ci sono cutscene e non sento il senso di progressione. Ho provato Bloodborne e mi piaceva il gameplay e la giocabilità, però non mi sentivo spronato ad andare Secondo me avanti. allora è semplicemente non è il genere per te. Stavo per dire la stessa cosa. Certo è strano perché allora, ok, capisco che quelli sono giochi senza narrativa e se ne sente la mancanza. Però a me personalmente quello che piace dei Souls è proprio l'enorme sensazione di progresso ogni volta che batti un boss, ogni volta che batti un nemico su cui magari stavi fermo da una settimana.
Però mi rendo conto che è molto soggettivo. Però, come dice Freccia, se non ti sono piaciuti i Souls, nello specifico Bloodborne, che è quello un po' più friendly, se vogliamo, difficilmente ti piaceranno i Souls-like, perché Certo. prendono le mosse da lì. Ora, nello specifico, io non ho provato. Ho provato Nioh, e Sekiro e God of War non l'ho neanche provati, però vale quel discorso lì. Secondo me Bloodborne è il più. Non so come dire, però quello più vicino a un action, se vogliamo. Quindi è quello un po' più friendly per chi magari si avvicina per la prima volta. Se già non ti piace quello, difficilmente apprezzerai gli altri che sono derivati comunque. Allora. Hanno appena rilasciato un'immagine del DualShock 5, ma è vero? E a quanto stavo controllando pure io, leggo che sembrerebbe di sì. Infatti sto guardando, no, se questa è una cosa immonda. Sulle AI non c'è nulla, però. Totalmente a sorpresa, Sony ha oggi svelato al grande pubblico un nuovo controller di PS5 che, a differenza di quanto è possibile pensare, non si chiamerà DualShock 5. Questo particolare joypad wireless prende il nome di DualSense e porta con sé moltissime novità. Il design è molto diverso rispetto al DualShock 4, che ha un aspetto decisamente più futuristico. Le principali nuove funzionalità sono haptic feedback, triggers adattivi, batteria ricaricabile, un bottone crea che sostituisce il bottone condividi, un microfono integrato e una light bar vicino al touchpad e non più sopra il controller. Con il feedback aptico sarà possibile provare diverse sensazioni mentre si giocherà, a tal punto da sembrare quasi realistico. I triggers adattivi, anticipati da rumor delle settimane scorse, presenti nei bottoni L2 e R2, faranno sentire al giocatore la vera tensione delle proprie azioni. Ci credo. Questa cosa qui è una figata. Ho letto anche, leggevo, delle possibili applicazioni di questa roba. A parte, vabbè, giochi di guida che ti permettono di avere quasi un force feedback, tra virgolette, Ma l'hai sul. trovato? L'hai No, trovato l'immagine? stavo cercando. Aspetta che te la passo su Discord. Vai. Oddio, devo andare a toccare Discord. Sei un pazzo. No, aspetta, aspetta, fermo, fermo, la trovo qua. Allora. Anche perché come altro te la invito, no, scusa. No, 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 infatti me la trovo, aspetta, aspetta, dai, ci sarà una news. Eccola qua. No, questa è del 6 gennaio, che è quella qua. No, ci sono quelle di 5 Notizie. minuti fa, 2 ore fa. Ma io c'ho, ragazzi, ho Google fermo a. Non vedrò niente. Eccolo qua, eccolo qua. Oggi è 18 marzo. No, oggi non è 18 marzo, oggi è 7 aprile. Oggi è 4, Raga, oggi è non 7 c'è. aprile. Dimmi dove l'hai trovata, che sito è? Allora, di Ma non c'è su Everyeye, non c'è su Multiplayer, non c'è nessuna. Gaming Talker. Gaming Talker 2. Come si chiama il coso? DualShock? Dual Sense. DualSense. 8 minuti fa. Ma questo qua che vedo nell'anteprima, no. Sì. Ma è brutto. No, raga, ma sarà un fake. In realtà non sembra, perché se vai poi su Tom's Hardware Sì. sono comparse alcune immagini di un DualShock collegato alla versione quella del Allora, ve lo faccio vedere un attimo al Fetch. posto della faccia di Freccia, ve lo metto qua sopra così. Allora, sarebbe questo, quindi? Questo bianco brutto, questo boomerang? Non lo so perché devo caricarti la pagina. Aspetta, mi dicono che su AI pure c'è la foto. Comunque sì, dovrebbe essere quello. No, raga, è brutto veramente tanto. Sembra uno di quelli commercialoni da 15 euro. Allora, vado su notizie, su EveryEye, e non c'è, raga. L'ultima Vediamo un po'. notizia su EveryEye è delle 21:49. Ma la giacca tipo. Raga, non c'è. Boh, io devo vivere in un internet parallelo perché non ce l'ho. Comunque quella. Vabbè. Al massimo cambia il colore da bianco a Ma è nero, però è terribile, quella. ragazzi, è terribile. Vabbè, avremo modo di parlarne nei prossimi giorni, comunque approfonditamente. Ah, Facebook. Facebook Everyeye. Ah. E allora ditelo. Questo cambia Eh tutto. sì, eh. Allora.
Eccolo qua. Eh sì, lo riporto anche. Ah, ve lo rimetto al posto di Freccia, ragazzi. Guardate, in tutta la sua bruttezza. No! È veramente Mi orribile. stanno chiamando. Eh? Stanno chiamando. Aspetta un secondo. Sì, Mi muto un tranquillo. Fai, secondo. fai. Intanto ve lo metto al posto di Freccia, raga, di nuovo. È di una bruttezza unica, sto coso. Comunque, completando il discorso, dicevo, la roba lì dei grilletti col feedback è figo perché. Per esempio, anche giocando a giochi quali FPS, si avrebbe una resistenza diversa a seconda dell'arma, per esempio. Quindi, gli utilizzi sono veramente tanti e molto, molto interessanti. Io spero però non sia così brutto. Freccia, no, non so se è tornato. No, alla faccia schifata, Freccia si è mutato. Se stai parlando con È una noi, cosa ah, orrenda. ok. Orrenda. Ma veramente brutto. Vabbè, io C'è da direi dire che. che più che altro io sono più curioso sulla godibilità nelle mani, mettiamola così, cioè il responso sarà quello. Sì, vabbè, lì andrebbe preso in mano, senza fare battute. Desvolo. Ecco appunto, no, è veramente brutto. Dai, speriamo che venga smentita, raga. Mi sembra difficile visto che tutti quanti lo dicono. Mamma mia. Si vede proprio il dolore. No, Tra è. l'altro, comunque, sia continua a ripercorrere Sì. quel modo terribile di presentare tutte quante le informazioni su PlayStation 5. Sì, tra Cioè, l'altro, ti ricordo che con PlayStation 4 ci hanno fatto un'intera conferenza sì, sul pad. è vero, Ed era una conferenza interessante perché c'erano pure i giochi nel mezzo. è vero, è vero, è vero, anche perché le nuove funzionalità sarebbe carino se ci spieghi che cosa possono significare in termini poi di risultati effettivi, concreti, però vabbè, vediamo un po', no, ne parleremo perché intanto immagino a questo punto se è Perché, perché il vero, disgusto è forte. sì, abbastanza. Comunque, immagine ufficiale scrivono pure di AI. Vedo, da Twitter, account Twitter ufficiale. Bene, bene. Chiudiamo con questa doccia gelata. Minchia. A questo punto attendo dettagli, visto che hanno tirato fuori la cosa più brutta, che è l'immagine, ci diano. Ma poi perché bianco? Cioè, almeno fallo nero. È proprio brutto, ragazzi. Credo che lo faranno in entrambi i colori. Ma non per esempio, ma la prima immagine che pubblichi è sta È schifo. quella bianca. Cioè. Volevano differenziarsi un po' Mamma rispetto al mia, solito. terribile. No, vabbè, terribile. Triste. Vabbè, ragazzi, andiamo in chiusura perché tanto, ecco, poi arriveranno magari anche un La po' disperazione è di tanta. dettagli. Sì, adesso mi hanno preso un attimo sulla disperazione, quindi. Non è piaciuta. Come se Sony si fosse rotta il cazzo della qualità non necessaria. Vabbè. Tristezza. Vabbè, ragazzuoli. Vi ringrazio di averci fatto compagnia anche stasera. Se stai sempre intorno alla ventina, comunque avete tenuto la chat bella viva. Grazie Freccia per la compagnia. Magari riproporremo anche in futuro se avrai voglia. Sarai sempre il benvenuto. E niente, questa poi la trovate appunto su Spotify per chi vuole finire di ascoltarlo. Chi si è perso l'inizio già da domani mattina. E buona serata, buonanotte a tutti. E ci rivediamo tra qualche giorno. Ciao ciao. Ciao guys.